altri libri, altri autori. Vediamo. Ma si sveglierà il tuo... Mi sono chiesto perché nessuno frequenti i matti. Ho trovato tre ragioni. I matti non mentono. I matti ci vedono. I matti sono nudi. Il protagonista di Beati gli Inquieti decide di frequentare i matti. È un ricercatore, un uomo curioso, vuole conoscere, guardare da vicino, ascoltare. Trascorre una settimana in una struttura psichiatrica, la Casa delle Farfalle. Si finge paziente per non destare sospetti, per conquistare la fiducia. Ma una settimana non basta, prolunga il soggiorno di una seconda, di una terza. Inizia un viaggio nella follia, un viaggio che è soprattutto un lungo dispiegato ascolto delle storie, dei discorsi esplosi, delle poesie inattese, delle lettere mai scritte e mai spedite. Un viaggio che lo porta inevitabilmente anche dentro se stesso, perché la follia è anche questo, una lente, uno specchio. Un viaggio che lo porta a cercare una verità che può prendere fuoco, ma può anche salvarlo.